fa fatica a percepire da utenti quanto lavoro c'è dietro e perché di tutto questo lavoro. Le caratteristiche, le novità principali di questa moto sono di sicuro il motore, che è il nuovo 1260, è stato implementato di cilindrata, passa da 1200 a 1260. Questo non tanto per avere potenza cavalli in più, perché abbiamo 6 cavalli in più, ma soprattutto per aumentare la coppia lì dove serve o dove molte persone richiedono una coppia, hanno richiesto magari una coppia maggiore. Quindi nella fascia che va dai 4.000 ai 6.000 giri abbiamo il 18% in più della coppia. Il motore precedente non è un motore che chiaramente ha un problema in questa zona, ma è più piatto rispetto a questo, che è molto più progressivo a salire di giri in quella fascia di range. Avete modo di provarlo oggi. Come era stato introdotto nel 1200 precedente, DVT, quindi a tasatura variabile delle valvole. Vi spiego brevemente, cercando di essere il più chiaro possibile, che cos'è. Cambia l'angolo, i tempi di apertura delle valvole, entro un po' nel tecnico, tra valvole di scarico, di uscita del gas di scarico, e valvole di ingresso di aria pulita, quindi di aspirazione. Nei motori spinti, l'incrocio tra le valvole è molto limitato, nel senso, nel momento in cui si scarica i gas di scarico si apre già le valvole di aspirazione, in modo tale che i tempi sono molto brevi, la potenza agli alti regimi sia superiore, però questo porta poca trattabilità ai bassi, quindi motori un po' ruvidi, come molti ciclisti definiscono. Diciamo che è una coperta, se la si tira sopra si scopre sotto. Con il DVT questo angolo cambia, quindi quando chiedete potenza è così, come vi ho spiegato, quando siete a bassi giri, nel momento in cui si è chiusa la valvola di scarico, tutti i gas sono usciti, il motore passa dal punto morto superiore e inizia a scendere, solo in quel momento si apre la valvola di aspirazione, e questo è tipico di motori molto più fruibili sotto, molto più facili da guidare, meno ruvidi appunto. E con questo sistema abbiamo tutte e due le fasature che cambiano in base alla richiesta del rider. Come detto, ha 18% di coppia in più, 6 cavalli in più, ma le novità non si limitano a questo, sono novità anche estetiche, la nuova fiaccata che sì, è esteticamente diversa, ma è anche migliora i flussi di aria, soprattutto l'utilizzo autostradale. Magari qui non avrete modo di apprezzarlo, ma vi posso assicurare che rispetto al modello precedente il pilota è molto più protetto in questa zona delle gambe. Cambia chiaramente le colorazioni, questa è la versione grigia, dei nuovi cerchi,
colori dei cerchi, ma una novità tecnica importante di serie sul modello S, che è questo qua, tutte le 1200 che abbiamo in prova, 1260 scusate, sono S, hanno il quick shift, cambio possiamo definire sequenziale, sia a salire di marcia che a scendere di marcia. Vi invito a provarlo, a ricordarvi di provarlo se non siete abituati, se siete abituati a usare classicamente la frizione, sforzatevi di provarlo, quindi dimenticatevi della frizione a meno della partenza e di quando vi fermate, e provatelo perché è un sistema che a mio avviso su questo tipo di moto e non solo è molto interessante, molto piacevole, a patto che sia ben tarato. E entrando un po' nel tecnico, l'importanza dello sviluppo di questi sistemi è fare in modo che il sistema lavori senza che il pilota percepisca dei tagli di corrente o delle strategie strane che diventano invasive. Quindi cosa fa il sistema? Nel momento in cui voi andate a richiedere la marcia superiore, nella prima parte della corsa, lui legge e capisce che voi state per richiedere marcia superiore e innesca una strategia che dà un leggero taglio di potenza in modo tale che il cambio riesca a ingranare la marcia superiore senza dover stare. E questa è una strategia in app, molto, abbastanza semplice, potete farla anche a gas aperto. Mentre la strategia in down, scendere di marcia, nel momento in cui state premendo la prima parte della corsa, si innesca un'altra strategia più complicata dove si aprono leggermente le valve, si dà come un piccolo colpo di motore, per spiegarla in maniera molto semplice, in modo tale che il cambio si svincoli, non sia in tiro, ma che il pilota non percepisca un'accelerazione. Il lavoro sta tutto lì, fare sì che il cambio sia fluido ma non ci sia nessuna accelerazione percepita dal pilota. Quindi siamo arrivati a un ottimo livello e quindi provatelo perché è molto piacevole. Base non ha di serie il quick shift, ma si può montare come option. Nella versione S abbiamo le sospensioni elettroniche, sia l'anteriore sia il posteriore, che lavorano, cambiano la caratura delle sospensioni sia in compressione e in estensione che in precarico molla per quanto riguarda il posteriore. Vi ricordo che Ducati ormai da molto tempo ha il riding mode, quindi sono delle modalità di guida che vanno da sport, touring, urban e enduro, dove all'interno di ogni modalità ci sono dei settaggi che noi abbiamo definito e che voi potete modificare. Noi in questo caso non abbiamo i tempi per far provare tutte le modifiche, ma voi potreste modificarvi il vostro settaggio. Cosa importante, nel momento in cui pistolate sui riding mode c'è la possibilità di riportare tutto a impostazione di fabbrica per resettare tutto il sistema. E tutto questo per spiegarvi che ogni riding mode all'interno ha una taratura di sospensioni dedicata e una risposta del motore dedicata. In touring, che è il riding mode in cui troverete le moto, voi avete la potenza massima, quindi 158 cavalli, però con una risposta morbida dell'acceleratore, quindi un po' smorzata per rendere tutto un po' fluido proprio per un utilizzo turistico. In
porta avete 158 cavalli con una risposta diretta dell'acceleratore, mentre in enduro e in urban sono 100 cavalli che sono più che abbondanti per un utilizzo cittadino o un utilizzo fuori strada leggero e si può fare con questo tipo di moto. L'accelerazione comincia, tira forte, ma è una preparazione a quello che deve venire dopo, perché dopo, non so a quanti giri perché non riesco a passare gli occhi e guardare lì, comincia a tirare ancora più forte. Quick shift del cambio non funziona sempre. Solo a certi numeri di giri entra la marcia. Adesso ho provato a calare marcia ma non entra. Adesso è entrata. Cambia anche i livelli di controllo di aiuto alla guida, quindi traction control, anti-wheeling, ABS, e ognuno di questi sistemi, mi sento di spiegarvi separatamente ogni sistema per capire qual è il nostro intento quando ci lavoriamo sopra. Il traction control è un traction control che ha su questa moto 8 livelli, il 7 e l'8 sono pensati per una guida sicura sul bagnato. Dal 6 al 3, scendendo sempre di invasività del sistema, è un utilizzo stradale da asciutto. L'1 e il 2 è l'utilizzo fuori strada. Quello che noi cerchiamo di fare, e abbiamo raggiunto secondo me un livello molto alto con miglioramenti di materiali, di componentistiche, è avere dei controlli di trazione che non vengano percepiti mai come dei tagli netti, ma che siano un aiuto alla guida che l'utente percepisca in maniera minore possibile. Quindi su strada sicuramente è difficile percepire questa evoluzione che c'è stata, ma vi assicuro che legando molto la moto e accelerando molto con il controllo di trazione attivo, quello che percepisce il pilota è solo una minor spinta rispetto a quanto acceleratore è richiesto senza sentire nessun taglio. Solo la lettura delle velocità delle due ruote, la piattaforma inerziale che capisce la posizione della moto, che fa sì che il sistema dia la giusta potenza in modo che il sistema sia sicuro. E un'altra cosa importante di questa moto è il cornering ABS, cioè un sistema di ABS che lavora differentemente se la moto è dritta o se la moto è in piega. Tramite la piattaforma inerziale e una serie di sensori
sulla forcella anteriore, sul forcellone posteriore e i centrali, la moto sta sempre in che angolo è, in tutti gli assi, sia anteriore, posteriore e laterale destra e sinistra. In base a questo, se voi siete dritti, per esempio, e chiedete una frenata molto importante, la moto permetterà dei piccoli bloccaggi di ruota, perché è la situazione migliore per avere il minimo spazio di frenata. Ma se voi ripetete e richiedete la stessa forza frenante in curva, in base all'angolo di piega in cui siete, lui scaricherà potenza frenante prima, in modo tale di non avere il tempo minimo bloccaggio che comunque potrebbe essere pericoloso e rischioso in piega. Quindi anche questo sistema, che magari l'utente non percepisce tutto il lavoro che c'è dietro, ma è sicuro. Anche qui vi posso assicurare che fa la differenza nel momento in cui in curva dovete fare una pinzata violenta per istinto, per situazione d'emergenza, cosa salva la caduta rispetto a un sistema tradizionale. Della moto, anche questo è nuovo, vi spiego com'è la modalità per cambiare riding mode, ma quando vi verranno assegnate le moto, se avete dubbi, li chiedete ai ragazzi che vi accompagneranno e vi spiegano bene com'è la modalità per cambiare riding mode. Sulla 1260, per cambiare riding mode, trovate nel blocchetto di sinistra un tasto Mod Enter. Tenendolo premuto 3 secondi si entra in uno schermo di scelta dei riding mode, un menu a tendina che scorrete con le frecce su e giù. Okay? Andate a scorrerli. Quando siete evidenziate i riding mode, touring, sport, urban che volete provare, schiacciate una sola volta lo stesso tasto Mod Enter e lo selezionate. Lo potete fare anche in movimento, ma richiede gas chiuso e freni rilasciati. Però diversamente dal passato, adesso se voi selezionate sport in movimento a gas aperto, vi scrive chiudere il gas, però lo preseleziona, lo lascia lì in stand by, nel momento in cui chiudete il gas ve lo seleziona. Questo è un piccolo accorgimento che è stato introdotto, perché non sempre c'è la possibilità di chiudere il gas o rilasciare i freni nel momento in cui si vuole cambiare un rally mode, perché magari c'è una macchina dietro o una macchina che ci prende davanti. Quindi voi lo selezionate nella prima situazione utile in cui tutti i parametri sono ok, quindi freni rilasciati e gas chiuso, lui seleziona la mappatura. Nell'interfaccia nuova della moto è cambiato il layout del dashboard per far capire meglio all'utente cosa fare nel momento in cui va a cambiare alcuni parametri. Quindi, mentre prima c'erano dei numeri che andavano da traction control 8 a traction control 1, sapendo che l'8 era più invasivo e l'1 era meno invasivo, ma non specificava bene cosa uno andava a modificare, adesso c'è un bel disegnino con 8 taratura da bagnato sicura, 7 taratura da bagnato performante, 6 taratura da asciutto molto sicura, 3 taratura da asciutto performante, per far capire all'utente quali sono le caratteristiche di quel settaggio. Questo vale anche per traction control, per ABS e anti-wheeling, controllo dell'impennata. Anche nelle sospensioni potete entrare potreste entrare nel sottomenu e impostare la taratura delle vostre sospensioni. Anche qui c'è un grafico che aiuta per capire se andate verso comfort o verso sportività. Per chi andrà
pilota e passeggero, vedo che ci sono alcuni passeggeri, se avete scelto la 1260, tenendo premuto il tasto verso il basso, ok, la freccia verso il basso nel bloccato di sinistra, accederete a un menu di load mode, cioè di scelta di carico della sospensione posteriore, che si identifica con un casco, due caschi più bagagli. Quindi nel caso in cui siete in due, scegliete due caschi, la moto aumenta il precarico posteriore in modo tale che sia sempre piatta e che le dinamiche di guida non cambino se siete in due o siete in due con i bagagli. Anche questo è un passo avanti rispetto al passato, dove magari caricando le moto erano molto sedute e le dinamiche di guida peggioravano molto. Sulla 950, chi ha scelto la 950, questo è manuale, c'è un pomello da girare per aumentare il precarico della molla posteriore. Altra cosa importante delle nuove sospensioni elettroniche, anche qui per capire come funzionano, non so se vi ricordate in passato, se chi guidava enduro stradali che potevano essere Africa Twin, Super Teneré, erano confortevoli, si poteva fare un po' di tutto, ma quando andavi a frenare avevi un trasferimento di carico che era quasi rischioso in alcuni casi, anzi rischioso in alcuni casi e sicuramente spiacevole. Su questo tipo di moto, avendo sospensioni regolabili elettronicamente in molti parametri, se voi scegliete Riding Mode Sport avete una taratura dedicata all'utilizzo sportivo, il che vuol dire che permette comunque un affondamento, perché nel momento in cui la ruota, diciamo la pantaloncino affonda, l'avancorsa diminuisce e la moto diventa più svelta a girare, ma arrivati a un certo affondamento lo limita molto, perché comunque le sospensioni hanno una bella forza. Se lo settate in touring, questo affondamento in frenata è ancora più controllato, perché va a creare uno stile di guida dove si frena sicuramente meno forte e si ha bisogno di meno trasferimenti di carico per affaticare meno pilota e passeggero tutto il sistema. Se selezionate l'enduro, le sospensioni sono completamente libere da ogni strategia e utilizzate tutta la forza senza problemi. Quindi è come se in passato avesse avuto la possibilità sull'Africa Twin di turno di cambiare tre sospensioni tutte le volte che uscivate. Adesso si può fare con una sola sospensione cambiando elettronicamente il settaggio. Personalmente ti dico che permette tanto anche in fuoristrada, con le capacità di un fuoristradista, con la giusta tecnica, è impressionante quello che puoi fare in fuoristrada. Se ti va di venire alla scuola, guarda il sito di R Enduro, perché è interessante veramente. Ti dico che nel fettucciato in piedi, giusta tecnica, nelle curve in contropendenza, tocchi le pedane nell'erba, ti rimane tutta l'erba incastrata qui perché la riesci a piegare tantissimo. L'anteriore è sì, sulle curve pure, perché io non c'ho la curva così, ma la butto giù e metto il piede fuori. Sì, bravo, andiamo tardo. Bene, dai, spettacolo. Guarda che di R Enduro, facciamo un po' di fuoristrada insieme. Dico due parole sul 950 per chi ha scelto il 950 e sull'enduro. La caratteristica di differenza soprattutto di chi ha scelto quelle moto lì è che la ruota davanti è 19, un cerchio più grande, dinamiche di guida più rotonde e caratteristiche diverse. La 950 ha 113 cavalli, pesa 205 kg mentre questa ne pesa 209, e la 1200 enduro pesa 225 kg a secco, al serbatoio da 30 litri, cerchia raggi e ruota anche quella da 19, con misure diverse, con un contenitore più stretto. Aggiungo su questa moto qua che è stato allungata l'interasse totale di 5 cm, quindi un allungamento importante rispetto al passato, portato da 4 cm di allungamento forcellone e un grado di apertura in più di angolo di sterzo. Quindi il totale porta a 5 cm totale. E questo rende una guidabilità molto più rotonda del passato, e non vuol dire che la moto non sia veloce a scendere in curva, ma è molto più progressiva a fare questo. Che a mio avviso per un utilizzo stradale è più piacevole. Dipende un po' dall'utente come è abituato, se è abituato più a moto sportive o più a moto da turismo. Comunque rimane una moto reattiva, svelta, ma più rotonda. Quindi direi che la definirei una ruota da 17, con tutti i pregi che può avere una ruota da 17, un appoggio di una ruota grande, con una guidabilità da ruota da 19, per capire il dinamico. Poi la proverete e...
una ricca. Vedete se avete questo picco.